Buonasera, ben ritrovati in una nuova puntata di lunedì sport. Questa sera puntata ricca, una delle ultime eh, puntate di questa lunga eh, stagione, ma abbiamo ancora eh, tanto tanti argomenti da trattare, tanto di cui eh, parlare. Parleremo di eh, pallavolo nella prima parte, pallavolo sia femminile che maschile, perché abbiamo da farvi conoscere, da fare una chiacchierata con due eh, nuovi eh, giocatori, due giocatori che il prossimo anno vestiranno la maglia di Cuneo, sia eh, per quanto riguarda la squadra femminile che anche in campo eh, maschile. E poi nella seconda parte spazio al tennis con una bella eh, chiacchierata con eh, uno dei eh, giocatori delle promesse Uh, più in cui insomma ci, da cui ci si attende di più uh, per quanto riguarda la provincia di Cuneo e non solo che Andrea Gola. Ma partiamo. Subito allora con la pallavolo partiamo dalla pallavolo eh, femminile, come detto andiamo a conoscere eh, una delle nuove giocatrici che il prossimo anno vestiranno la maglia della Bosca San Bernardo Cugni in Serie 1, eh, sappiamo che eh, la Rosa è stata completata per la prossima stagione, ci sono tanti eh, cambiamenti, uno di questi riguarda il ruolo di Libero, il nuovo Libero è Ilaria Spirito che arriva eh, dalla stagione a Roma, noi l'abbiamo in collegamento con noi, la salutiamo, ciao. Ilaria, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo, perfetto. Eh, allora, Ilaria, eh, cerchiamo di conoscerti un po'. Un po' meglio, abbiamo detto che arrivi da, da Roma, dall'esperienza in A2, hai vinto il campionato, hai ottenuto la, la promozione in, in A1 al termine di una stagione davvero lunga e complicata. Eh, prima hai tante esperienze in A1 con Busto Arsizio, eh, poi con Casal Maggiore, eh, hai giocato anche per il Club Italia, hai esperienze anche con la nazionale sia giovanile che eh, la, la nazionale principale, la eh, nazionale maggiore. Ecco, partiamo subito dal, eh, dal tuo approdo a Cuneo. Come hai preso questa, questa possibilità? Come si è concretizzata questa possibilità? E, insomma, è una cosa che hai accettato, che hai accettato subito? Ma eh, intanto devo ringraziare Cuneo per questa possibilità che mi è stata data, eh, le, diciamo, le voci, eh, abbiamo cominciato a rincorrerci un po' di tempo fa, sicuramente c'è stato l'interessamento di Cuneo e anche il mio perché ovviamente è una squadra ben rodata nel campionato, seria, con ottime referenze da parte di chi ci ha già giocato, quindi aveva un grande fascino. Ovviamente appena è arrivata la, la possibilità di tornare a giocare in A1 ho dovuto coglierla un pochino subito, riprendere il treno al volo, ehm, anche se poi comunque siamo riuscite a fare promozione con la, con la Roma Volley Club ed è stato un grande traguardo, però non mi sono sentita pronta, eh, diciamo così, a rischiare di fare un altro anno in A2, che era la cosa che dovevo assolutamente evitare per poter rimanere appunto al mio livello. Certo, poi parliamo anche di quest'annata a Roma che abbiamo detto è stata trionfale, bella, ma difficile perché sappiamo tutte le difficoltà che ci sono state, la... quanto è stata lunga questa stagione, i problemi di Covid che avete avuto anche tu personalmente. Parliamo. Restiamo però ancora sulla, sulla, insomma, su questo accordo, su questo matrimonio con, con Cuneo. Un po' l'hai già detto, cosa ti ha, ti ha convinto? La serietà della società, il progetto? Anche penso, la vicinanza, no? Perché tu sei ligure, sei di Albisola, quindi non lontana da Cuneo. Penso che possa aver anche pesato un po', no? questa cosa nella scelta. Sì, sì, sicuramente come ho detto, in primis la serietà, l'organizzazione e le ottime referenze da parte di dei giocatrici con cui ho già giocato io e hanno giocato a Cuneo, e anche allenatori che sono passati da Cuneo e me ne hanno parlato molto bene. Ovviamente la vicinanza a casa dopo un anno così complicato come quello di Roma, dove ho fatto fatica a vedere il mio fidanzato e i miei genitori, soprattutto i miei genitori. Eh, è stato un, un più molto importante, nel senso che i miei genitori l'anno prossimo avranno la possibilità di venire a, a vedermi, a visitarmi, anche solo a trovarmi eh, molto più spesso perché siamo a un'ora, 50 minuti, un'ora, un'ora e dieci se troviamo traffico, però comunque è una roba fattibilissima assolutamente conosci un po' già la città di Cuneo sicuramente sei passata di qua per il contratto per i primi contatti tutto, insomma queste formalità ma eh, la conoscevi già prima insomma che, che effetto ti ha fatto che, che, qual è stato il primo impatto per ora? Ah, eh, il giorno in cui sono andata poco tempo fa a conoscere un po' tutti la società, la sede, il preparatore per comunque impostare il lavoro della, di quest'estate e mi è subito piaciuta, è una città vivibilissima, molto più piccola. Io vengo da un anno dove sono stata a Roma, che è molto dispersiva, per quanto sia bella, bellissima, però il traffico, la, la questione di, di muoversi è stato, è stato complesso. Arrivare in una città dove è tutto a portata di mano e posso uscire a piedi, andare a fare, prendere un caffè piuttosto che a fare la spesa senza dover muovere la macchina. È tutto molto bello, poi è veramente una chicca, secondo me, è proprio bella come città. Sicuramente, sicuramente avrai modo di, di conoscerla ancora meglio. Grazie anche ad alcune compagne, eh, vabbè, tutte le conoscerai, sicuramente si instaurerà un gran bel rapporto con tutte perché. Insomma, una delle forze anche quest'anno è stata il, il gruppo di, di Cuneo, ma sappiamo che tu hai un rapporto particolare, ritroverai alcune giocatrici con cui sei stata compagna. Anche queste, forse, forse un fattore che ha influito. Cap il capitano Noemi Signorile, poi Alice De Gradi e Federica Stufi le prime due nell'esperienza busto, e Stufi a Casalmaggiore, giusto? Quindi potrete ricreare anche un bel feeling e affiatamento fin da subito. Sì, sì, io con loro ho già giocato, con Federica sia a busto che a Casal Maggiore, con Noemi sì. a busto, con Alice a busto quando eravamo nelle giovanili, quando lei finiva le giovanili e io ero nella, nella prima squadra. Ehm, comunque sì, sarà molto più semplice inserirsi, viste eh, le loro conoscenze, però credo che non ci sarà nessun problema con nessuno per quanto riguarda il rapporto certo. tra colleghi, insomma, diciamo. <ride> Tra colleghi e compagne, eh, facciamo appunto un uh, riavvolgiamo un po' il nastro di questa, di questa stagione, parliamo un po' di quest'ultima uh, stagione di, di Roma appunto la detto è finita in maniera eh, trionfale avete vinto eh, il campionato avete vinto la pool promozione di serie 2 tra l'altro battagliando fino all'ultimo con un'altra squadra della provincia di Cuneo la LPM BAM eh, Mondovì che poi si è arresa subito nei quarti di finale dei playoff voi avete vinto quel campionato promozione diretta che soddisfazione è stata per te al termine di una stagione davvero lunghissima Sì, è stata io l'ho ripetuto più volte è stata veramente lunga perché sono stati dieci mesi tra cui eh, tre siamo stati fermi perché noi abbiamo avuto il Covid e quindi un mese fermo. Poi l'ha avuto, avuto Pinerolo e siamo stati un mese fermi. Poi l'ha avuto il girone dall'altra parte durante la pull promozione. Siamo stati un altro mese fermo, è stato veramente complesso. Siamo stati anche tartassati da eh, infortuni mm -hmm. perché ne abbiamo avuti parecchi. Eh, quindi arrivare a vincere questo campionato dopo tutto questo tempo e tutto questo lavoro è stata proprio una liberazione, è stato veramente bello. E ripeto, come dico sempre quando me lo chiedono, era, era molto importante vincere col passaggio diretto, perché i playoff, come si è visto, mm -hmm, sono un'incognita. Non, non da poco. Penso. Quindi anche noi avremmo avuto sicuramente i nostri problemi nell'affrontare i playoff perché eravamo stanchi. Come tutti, e poi quando cerchi come Mondovì che lotti fino all'ultimo per cercare il primo posto nella, nel regular season, poi ti ritrovi a dover giocare i playoff all'ultimo, un po' mentalmente cali, e quindi rischi di, appunto, di incappare in eh, certo. non passare il turno dei playoff. Quindi, io sono contentissima che l'abbiamo centrato alla prima op opportunità. Ecco, abbiamo naturalmente. Vediamo da queste foto quanta, quanto sei stata felice, quanto sei felice, quanto giustamente avete, avete festeggiato con la squadra questo traguardo storico. Tra l'altro per, eh, per Roma. Ecco, cosa ha significato nella tua carriera? Una carriera di una giocatrice che è abituata a calcare eh, i campi, i palazzetti di Serie A 1, però scendere di categoria, rimettersi in gioco e però arrivare a un risultato appunto, che penso ti abbia lasciato tanto. Sì, io quando ho capito che non avrei trovato spazio in A1 ho scelto Roma per, per tanti motivi, uno sicuramente dei quali è l'allenatore e il progetto che aveva in mente Luca Cristofani. Non ho sbagliato perché ho trovato, mi sono trovata davvero molto bene con Luca, spero di lavorarci ancora nei, nel, nel futuro, nei prossimi anni, dove sarà non importa, ma spero di lavorare di nuovo con lui perché mi sono trovata davvero bene e eh, non avrei accettato di scendere di categoria se non ci fosse stato un progetto serio eh, come quello di Roma e alla fine ha ripagato nel senso che siamo riusciti a fare promozioni che era il nostro obiettivo abbiamo dovuto rinunciare alla Coppa Italia perché eh, la pallavolo purtroppo va così una volta vinci una volta perdi però era il nostro obiettivo anche quello ma l'obiettivo più grosso insomma, era quello di andare in A1 e portare Roma in A1 dopo 25 anni di, di assenza. Ecco. Ci certo, siamo riuscite, certo. quindi è stata una grande soddisfazione. Certo, tu l'hai detto, detto poco fa che insomma, avevi voglia di, di, tornare, di tornare in A1 leggendo delle tue dichiarazioni di, di qualche anno fa, dell'anno scorso, insomma, quando, eh, quando poi hai, hai accettato la proposta di Roma. C'era stata però un po' di delusione, eh, rispetto al fatto di essersi resa conto di non, di, di non avere più spazio in, nella massima serie, in Serie A1. Ecco, ci racconti come, come sei riuscita a superare quel, quel, quella difficoltà e che, che momento è stato per te quanto sei contenta adesso di poterla ritrovare. No, è stato un momento complesso, poi era anche la fase del primo lockdown, mm -hmm. quindi c'erano un, un sacco di componenti che mi infastidivano mentalmente, in più questo carico grosso da 90 che eh, mi vedeva fuori dal giro di A1, dopo comunque un anno in cui ho ricevuto il premio per il miglior ricevitore certo. del campionato, comunque ho fatto vedere di poter stare nel campionato di A1, è stato un duro colpo. I prime, le prime settimane, anche sapendo dell'interessamento di Roma, sono state veramente complesse. Piano piano l'ho accettato, diciamo che l'ho superato quando sono tornata in palestra, poi a luglio ho iniziato a lavorare col gruppo. L'ho accettato, superato e ho affrontato tutta la, la stagione sempre con la grinta al massimo per arrivare appunto a far vedere che quel campionato mi stava stretto e meritavo di più. E la chiamata di Cuneo quando è arrivata ha dimostrato che, comunque, ehm, qualcosa ho fatto per far vedere che. L'A1 è il mio campionato. Eh certo. L'hai dimostrato sia sul campo guadagnandoti questa, questa promozione che poi insomma, avresti potuto, se fossi rimasta a Roma, eh, giocare poi in A1 anche con la maglia di Roma ma poi te la sei guadagnata anche con la, con la chiamata di Cuneo quindi immagino una doppia, tra virgolette, rivincita anche se si parla sempre di sport però una doppia soddisfazione eh, per te. Tornando a proiettarci verso la prossima stagione quella in cui vestirai la maglia eh, di Cuneo e con la rosa... È stata annunciata e completata quella, quella della Bosca San Bernardo eh, Cuneo. Abbiamo detto di alcune giocatrici con cui hai già giocato, ma più o meno insomma, vi conoscete tra, tra tutte, conosci anche le altre, le altre giocatrici. Immagino che squadra ti sembra che sia stata allestita, secondo te una squadra competitiva buona? Secondo me è una squadra competitiva soprattutto per il fatto che c'è un sacco di gente che vuole dimostrare. Chi come me vuole dimostrare di stare in questo campionato, chi come... Eh, Federica Squarcini o, o Gichel che vogliono dimostrare che si meritano il posto da titolare, vengono da stagioni in cui hanno avuto magari meno spazio. Chi si vuole confermare, perché Noemi, eh, Federica, Stufi si vogliono confermare, chi deve tornare da un infortunio come Alice e quindi vuole dimostrare che è tornata. C'è cioè, questo aspetto del, mh, della rivincita, tra virgolette, eh, della dimostrazione del fatto che siamo atlete e possiamo stare in A1 ce cioè, la meritiamo che potrebbe essere tra virgolette la spinta in più che avremo quest'anno e poi secondo me saremo una squadra con tanto entusiasmo conoscendo alcuni elementi eh, potremo dire sicuramente la nostra e poi eh, tu sei giovanissima ci mancherebbe però porti un po' di esperienza in più rispetto alla squadra che era l'anno scorso Cuneo, perché era davvero giovanissima come, come squadra tu hai 27 anni appunto sei nel pieno insomma hai ancora tantissima Uh, carriera davanti, davanti a te, sei giovanissima ma hai esperienza, esperienza in, questa, in questo campionato, insomma questo è anche un valore in più anche rispetto al mercato che è stato fatto con delle giocatrici che appunto hanno esperienza e quindi mh, si potrebbe fare uno step in più rispetto all'anno scorso. Sì, sì, è un mix eh, di, di chi ha più esperienza sul campo e chi ne ha un po' meno sul campo perché magari... Um, ha trovato poco spazio nelle squadre degli anni, degli anni scorsi, però sicuro è un, è un bel mix. E da parte mia, io ovviamente porterò quello che, che, che so che riesco a trasmettere in campo, soprattutto e con l'allenatore con pistola, punto a migliorare ancora tecnicamente perché so che lui è un grande stimatore della tecnica e sono molto contenta di questo. E poi non vedo l'ora di, di ricimentarmi nel campionato perché la differenza sembra, ma è tanta, posso assicurarvi che è parecchia la differenza tra la 1 e la 2. Certo, allora un'ultima un cosa, Ilaria, ti chiediamo di sbilanciarti un po' rispetto alla squadra che, che è stata allestita, rispetto al campionato che ehm, sai, insomma, che campionato ha fatto Cuneo l'anno scorso, eh, e al campionato che sarà. Secondo te dove, quali sono le ambizioni di, della squadra di Cuneo? Si può migliorare? Quel, quel piazzamento, cosa si può sognare? Insomma, anche se è presto, Ma... ovviamente. Eh, si può sognare tutto, ovviamente, nei limiti del, del realismo, perché ci sono squadre come Conegliano e Novara che, secondo me, partono da una base tanto più alta di tutte le altre squadre, non solo nostra. Ci mancherebbe assolutamente. però secondo me si può sempre migliorare, possiamo puntare. A entrare nei play-off, a passare magari qualche turno, toglierci qualche soddisfazione anche entrando nella griglia della Coppa Italia. Ci sono tanti obiettivi che uno può, eh, può cercare di raggiungere, abbastanza abbordabili, perché poi anche quest'anno si è visto che alcune big hanno mollato in, in alcune situazioni. Chieri ha fatto un grande Exploit, è arrivato fino alla Final Four di Coppa Italia. Quindi si ci può inserire nelle dinamiche di queste big? Eh, Top team europei, anche non solo italiani. Bene, Ogni bene. partita sarà importante, quindi bisogna cominciare dall'inizio e sperare che questo Covid non ci blocchi come l'anno scorso e ci lasci insomma fare tutto il campionato senza pause. Eh, speriamo, ma insomma, sembra che si vada verso, verso quella direzione di eh, che ci sia di nuovo il pubblico all'interno del palazzetto, perché immagino sì, che per sì. voi sia davvero una, una cosa che cambia completamente giocare con un palazzetto vuoto sì, o con sì, il pubblico. Bene, grazie, grazie mille, grazie per questa chiacchierata al nuovo libero della Bosca San Bernardo Cuneo, Ilaria Spirito, grazie Ilaria Grazie a voi, ciao Grazie, avremo modo di apprezzarti e vederti qua a Cuneo sia in campo che magari anche nei nostri studi, ciao, grazie Bene, ancora A presto, ciao ciao, ah, ciao. Ringraziamo Ilaria Spirito che eh, conosceremo meglio quando arriverà a Cuneo e in, la vedremo soprattutto all'opera eh, in campo con la maglia di Cuneo nel palazzetto di Cuneo. Eh, palazzetto e passiamo all'ambito eh, maschile. Che è la nuova casa sarà la nuova casa eh, del nuovo palleggiatore eh, di Cuneo eh, Volley che è Matteo eh, Pedron. È stato il primo acquisto ufficializzato dalla società cunese. Eh, lo conosceremo meglio eh, tra pochissimo, infatti, è in, in collegamento eh, con noi. Ciao Matteo, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti, grazie a voi. Allora, eh, Matteo, come detto, il nuovo palleggiatore di, di Cuneo è stato il primo colpo di mercato ufficializzato dalla società eh, cunese che si sta muovendo sul mercato, sta eh, insomma allestendo la, la squadra per il prossimo campionato. Per il momento c'è una conferma che è quella eh, di Wagner, l'opposto, e c'è appunto Matteo in eh, regia. Eh, ci sono altri, altri giocatori molto vicini alla eh, conferma, ma che la società non ha ancora ufficializzato, ci sono anche a. Altri giocatori, eh, che altri colpi che verranno ufficializzati nei prossimi giorni, ma per ora le certezze sono, eh, sono queste. Allora, eh, Matteo, eh, cerchiamo di, capire, di conoscerti un po', un po' meglio, partendo anche dalla tua eh, carriera. Arrivi da Ortona, sempre in A2, con cui hai giocato le ultime due stagioni. Hai una grande esperienza nel campionato di Serie A2. Le ultime dieci stagioni le hai disputate proprio in questa categoria, con Padova, che è la tua, la tua città. La eh, tua città di origine hai giocato con quella squadra eh, all'inizio della carriera. Poi Matera, Castellana Grotte, Tuscania, Lago Negro appunto eh, Ortone. Adesso eh, Cuneo. Come sei arrivati a questo matrimonio con Cuneo? Insomma, per te è stata un'occasione. Che eh, hai voluto subito cogliere al volo, o insomma, ci cioè hai dovuto pensare, c'è stata una trattativa? Raccontaci un po' com'è andata. Ma è sicuramente. È stata un'occasione da, da cogliere al volo perché Cuneo è una delle società con più storia alle spalle, quindi è, è stato un onore per me essere stato contattato da loro. In più, era, ci eravamo già sentiti qualche anno fa, quindi visto che c'è stata la possibilità l'ho colta. Come vivi, se lo vivi in maniera particolare, con un orgoglio particolare, il fatto di essere stato il primo no? acquisto eh, di Cuneo, quindi insomma quello da cui la società probabilmente come priorità è, eh, è partito, è un motivo di, di orgoglio immagino. Sì, è un motivo di orgoglio, però bisogna anche dire che alla fine il, il palleggiatore certo. è, il, è sempre il primo a firmare, diciamo, no? Certo si costruisce la squadra attorno eh, certo ehm, primo colpo di mercato l'abbiamo detto cosa ti ha, ti ha convinto l'hai già un po detto la storia del prestigio di questa eh, di questa società ma insomma ehm, quali sono stati i pensieri quando ti è arrivata questa quest offerta che ti hanno convinto ad accettarla ah, pensieri pochi perché comunque sapevo che l'organico sarebbe cambiato in uh, Sarebbe cambiato poco, quindi si partiva già da un'ottima un base, e, in più con qualche innesto, quindi abbiamo subito, subito accettato. Certo, la, la squadra... La conosci bene perché ci hai giocato contro eh, l'anno scorso. La città, invece, sei stato naturalmente per, per conoscere lo staff, per la firma, per, insomma, per, per queste questioni qua formali, eh, la conoscevi già? Hai avuto modo di, di visitarla già un po'? Insomma, che, che te ne pare? Ma la città sono stato per la prima volta quest'anno <ride> perché era la prima volta che giocavo contro Cuneo. In più, la settimana scorsa mi hanno, hanno ospitato un paio di giorni quindi diciamo che non me l'aspettavo così grande ecco, però eh, sono rimasto molto molto contento. Eh, certo, avrai modo naturalmente di, di conoscerla e visitarla, qua vediamo eh, delle immagini che si riferiscono alla tua presentazione della società, prima ti abbiamo visto insieme a Gabriele Costamagna, qua eh, delle immagini che si riferiscono proprio alla partita che hai giocato con Ortona eh, qua a Cuneo la scorsa stagione. Eh, Sappiamo che sei stato ovviamente eh, sei arrivato a Cuneo perché l'ho voluto fortemente il coach Roberto Serniotti che eh, ti stima molto e più volte ha parlato in maniera lusinghiera di te. Eh, cosa significa per un palleggiatore, per un giocatore avere, avere questa stima? Insomma, è un motivo di, di soddisfazione e orgoglio, immagino. Ah, sì, sicuramente avere la fiducia dell'allenatore comunque sempre, ehm, è sempre stimolante perché ti reputa, reputa un, buon, un ottimo giocatore quindi sarà sarà molto molto costruttivo diciamo l abbiamo visto anche in queste immagini il, il tuo futuro allenatore eh, Roberto Serniotti, abbiamo detto della tua lunga esperienza in questa categoria, nella 2, quindi una categoria che conosci molto bene. Ecco, cosa, cosa serve per, per fare bene in questa categoria cosa, rispetto alla squadra che hai visto l'anno scorso di Cuneo? Cosa manca secondo te eh, per, per poter davvero andare anche al di là di quello che è stato già un bel campionato, quello dell'anno scorso? Ah, è questo, quello di quest'anno diciamo, è stato un campionato molto strano causa Covid quindi è da prendere un po' con, uh, con le pinze però sì. eh, sicuramente è una squadra a cui manca poco perché l'hanno ha, dimostrato, dimostrato quest'anno facendo un ottimo piazzamento in campionato e poi comunque giocandolo se la contro, eh, contro Taranto sì. e quindi... Quindi pensi che insomma, conoscendo molto bene questo campionato, la difficoltà di questo campionato con qualche innesto è eh, cosa che insomma sembra, sembra che si vada in questa direzione. Con la conferma di gran parte della, della, della squadra della scorsa stagione, la conferma dello staff tecnico, qualche innesto, tra cui appunto eh, la tua in regia, il tuo arrivo, si possa davvero ambire, sognare davvero in grande a quel a quel traguardo eh, che la società non ha nascosto di, di inseguire, mh, anche non, magari non proprio quest'anno, ma insomma, se arriva è ben accetto. Beh, se arriva, sì, sempre ogni, ogni titolo vinto è sempre ben accetto, quindi dai, ci impegneremo e vedremo come andrà. Che campionato ti aspetti il prossimo? Questo hai detto che insomma, è stato un po' complicato e anche condizionato da, da tutti i rinvii, dal Covid, insomma da davvero tante, tanti eh, fattori. Il prossimo che si spera un po' più eh, normale, eh, che campionato ti aspetti e quali squadre rispetto a quello che sta succedendo adesso, anche se è un po' presto per dirlo, che squadre ti aspetti che saranno quelle lì a lottarsi i primi posti? Ma secondo me sarà... Tutte le squadre stanno, sto vedendo che si stanno attrezzando molto bene, quindi sarà sicuramente molto equilibrato. Una squadra che, che spicca non, non ti saprei dire perché ancora adesso è, è, è presto, molto, certo. molto prematuro. Certo. Spre... E, però sì, appunto, sarà, sarà un buon livello come, come negli ultimi anni. Speriamo che possa essere Cuneo quella squadra da battere, quella squadra insomma, attrezzata e che possa recitare un ruolo da protagonista. Sai che ci hai giocato nel palazzetto di Cuneo, sai che palazzetto è e insomma che. Che tipo di competizioni, che tipo di giocatori ha ospitato in passato quando Cugno era ai massimi livelli della pallavolo mondiale? C'è eh, stato anche questo fattore, insomma, il, il giocare in una realtà così, in una, squ in una squadra, in una città che, che davvero ha tanta storia alle spalle? Sì, sì, eh, quello influisce molto, anche perché eh, sia da avversario che comunque da. Da, da giocatore quest'anno, eh, già giocare lì dentro ti dà una, una spinta in più e, e quindi eh, eh, sarà da... da certo, sa, sa, sarà una, bello. Sarà bello anche perché... Insomma qua tra l'altro lo vediamo in queste, in queste immagini purtroppo vuoto come è stato per tutta la scorsa stagione, però lo sai che può davvero regalare ancora più emozioni quando è pieno. E soprattutto quando ci sono i tifosi, i Blue Brothers, che anche quest'anno non hanno mai smesso di sostenere la squadra a distanza per come potevano, eh, però è una tifoseria molto calda, che sta molto vicina alla squadra. Vuoi insomma, salutare questi tuoi nuovi tifosi e mandare loro un messaggio? Magari hai avuto già contatti con loro, non so. No, purtroppo non, non ho ancora conosciuto nessuno, però sono molto... Molto curioso appunto perché mi ricordo che è sempre stata una delle tiposerie vedendola in tv, che, che ti fava di più, quindi non vedo l'ora di, di conoscerli. Bene, noi ti ringraziamo Matteo per questa chiacchierata, avremo modo naturalmente di, di conoscerti e di vederti soprattutto all'opera sul campo eh, da gioco. Naturalmente per il momento eh, grazie, goditi questo, questo riposo e poi ci rivedremo a Cugno. Grazie intanto per la tua disponibilità, grazie a Matteo Pedroni. Grazie a voi. Ci vediamo presto. Grazie, noi ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo per la seconda parte, non sarò da solo perché in studio eh, ci sarà insieme a me una promessa del tennis provinciale e non solo. Andrea Gola, a tra poco.